benvenute, buona domenica, secondo giorno dell'itinerario di Book City organizzato da Filopratiche Filosofiche e dai frigoriferi milanesi. Sarà una mattina all'insegna del femminile e dell'amicizia, perché ci saranno relatrici e autrici donne, simbolicamente ci proietta nella dimensione circolare, quasi una danza che unisce questi tre momenti e che è anche un invito a unirsi alla passeggiata tra i sogni della mostra che c'è qui in questa sala. Per informazioni potete chiedere a Susanna Fresco. Il titolo di questa conferenza è La sigaretta di Hannah Arendt. Il libro che andiamo a presentare si intitola Quel che sembriamo di Hildegard Keller. È un romanzo che si legge piacevolmente, con una scrittura affascinante che ci permette di entrare nella vita di Hannah Arendt, nei suoi dubbi, nei suoi pensieri, nei suoi ragionamenti e nella sua ironia. Già nelle prime pagine si nota l'intelligenza e l'umorismo di questa donna, raccontati in un modo che si presta ad essere letto volentieri. Può scoraggiare il volume di 500 e più pagine, ma è certo che una volta iniziato sentirete il desiderio continuo di riaprirlo per andare avanti alla scoperta dei racconti che riguardano questa donna di cui si dice ha guardato l'abisso di un secolo. A ogni sigaretta è una frase che inizia. È un libro capace di arrivare dritto al cuore dei lettori. Davvero sarà un dono riceverlo per chi lo leggerà. Dialogheranno insieme Nicola Ianigro, psicanalista, fa parte del laboratorio analitico delle immagini LAI, è docente nella scuola Filo, fa parte della società degli analisti biografici orientamento filosofici, SABOF. Laura Porta, psicoanalista e giornalista, è docente presso IRPA, scuola di specializzazione di psicoterapia, socio fondatore di Jonas, membro di SABO e società milanese di psicanalisi. Anna Stefi, psicoanalista, docente di storia e filosofia, vice direttrice di Doppio Zero. Lascio la parola a Anna Stefi, buon ascolto. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie di essere così mattinieri per Hannah Arendt. Allora, diciamo che ho un po' il compito di introdurre questo libro e di raccontarlo anche, appunto, raccontare un po' come è costruita questa biografia di Hannah Arendt, un romanzo in forma di biografia. E mi sembra che questo libro ben si presti alla cornice di Filo, intanto perché appunto annoda una vita, e una vita dello spirito, racconta una vita dello spirito, che in qualche modo socraticamente testimonia la ricerca della verità. Poi ci tornerò su questa parola, perché è una parola che ritorna lungo il libro. E mi pare che si annodi bene alla cornice di Filo perché mette in legame un pensare in assoluta autonomia e quindi appunto un ascoltare la propria singolarità in un assoluto raccoglimento con una necessità di aprirsi all'altro. Quindi sono annodate queste due dimensioni, l'individuo e l'incontro. E come è stato giustamente detto nella presentazione, è sicuramente un libro di legame. E scrive a un certo punto, in questo tentativo appunto di restituire, mappare un po' il libro, recupererò alcune citazioni. Posso sapere la verità del mio interlocutore solo se chiedo e tento di capire come il mondo gli si sia rivelato. E a un certo punto Arendt offre un'immagine, quando è davanti ai suoi studenti tedeschi nel 1964, offre un'immagine che riprende da Lessing e dice che questa immagine ci aiuta a stare nel mondo. I suoi pensieri erano fermenta cognitionis che lui spargeva nel mondo. Ciascuno dovrebbe prendere quello che lo stimola a pensare autonomamente, lievito con cui ognuno può pensare a sé. Senza lievito non c'è pane, noi restiamo affamati. I nostri fermenta cognitionis avviano un discorso con altri esseri pensanti, attraverso il quale contribuiamo a dare forma al mondo. Chi pensa in autonomia tira fuori le cose da dentro e ne trae argomenti che sono esclusivamente farina del suo sacco. Ciò significa, in sostanza, che quel che viene pensato non era previsto dal resto del mondo. Il pensiero, quando diviene calcolo delle conseguenze, diviene una funzione cerebrale, col risultato che gli strumenti elettronici adempiano a queste funzioni molto meglio di noi.
mi pare appunto che si dia a vedere nel modo in cui è raccontata la biografia di Arendt questa responsabilità verso il mondo che è un po' la cifra politica di Hannah Arendt. Una responsabilità verso il mondo che si delinea come un invito, appunto, come dicevo, a questa differenza assoluta, ma anche appunto questo richiamo alla parola verità. A un certo punto scrive: Platone mi è caro, Socrate mi è caro, ma la verità mi è ancora più cara. E appunto utilizza spesso questo richiamo alla parola verità e parla anche di fedeltà alla realtà delle cose. E in questo romanzo appunto Keller tratteggia questa fedeltà alla realtà delle cose come qualcosa che Arendt persegue con un assoluto rigore, con quell'intransigenza che un po' le vale l'antipatia che si racconta spesso legandola alla figura di Arendt, un'antipatia, una durezza, un'intransigenza che anche questa è riportata in questo romanzo biografia. Anche dai suoi, cioè riportata in alcuni conflitti che la dividono dai suoi interlocutori, anche interlocutori molti, molto amati, che le rimandano sempre di non fare sciocchezze. Riporto questo dialogo: se Rosa Luxemburg avesse potuto scegliere tra la verità e la ricerca della verità, avrebbe scelto la seconda. Rosa aveva pur letto il suo Lessing, lui non si lasciava imporre la verità neanche dai propri ragionamenti. Chi osserva la realtà da tutti i punti di vista può naturalmente pervenire a opinioni poco ortodosse, ma sono convinta che l'obiettività in questo processo sarà utile al mondo intero. Come giornalista cerco di mantenermi sulla linea di mezzeria. Linea di mezzeria? Sì, la linea di mezzeria, come per strada. E che cosa vuoi fare sulla linea di mezzeria? Solo un asino la segue. I raziocinanti viaggiano a destra o a sinistra. Lo so, credi che mi riesca qui a Gerusalemme? Accarezzò la mano di Kurt, che tremava leggermente ed era umida. Che cosa vuol dire? Ah, Anna, poni la domanda sbagliata. No, beh, certo, se c'è qualcuno cui riesce qualcosa, quella sei tu. Ma ti prego, cerca solo di non fare sciocchezze. Questo appunto, così volevo un po' tratteggiare la figura di Arendt, ma appunto di che libro si tratta? E proverò nella sintesi di tre punti che mi sembra che si annodino al titolo. Il titolo è appunto Quel che sembriamo, e questo titolo è ripreso da alcuni versi di una poesia che Arendt dedica a Walter Benjamin. Quel che siamo e sembriamo, a chi importa, quel che facciamo e pensiamo non toglie il sonno a nessuno. E mi sembra che questi tre versi ci offrano l'occasione di indicare tre punti che metterei a descrizione di questo volume. Il primo è che appunto sono versi di una poesia, e la poesia ha un posto di primo piano in questa biografia romanzo. Se qualcosa le faceva male, lo esprimeva in versi. Tutto, c'era dentro tutto in quei versi. Tutta la forza che ci vuole per rendere vive le cose di questo mondo e più leggero il proprio cuore. La poesia viene descritta lungo tutto il romanzo come un antidoto alla paura e viene descritta anche come un'occasione di creare legami. È raccontata un bellissimo pranzo con Ingeborg Bachmann, in cui Arendt cucina le uova e il bacon per la poetessa, e anche il modo appunto in cui è descritto questo spazio tra queste due donne richiama quella potenza, quella possibilità che ha la poesia di rendere vive le cose. E a un certo punto, sempre per richiamare la poesia, Arendt fa riferimento anche a come dei versi le fanno compagnia, che sono dei versi di una poesia di Gottfried Keller, I calunniatori pubblici, che sono dei versi di una poesia che racconta con grande anticipo, nel senso che Keller la scrive ben prima che Hitler prenda il potere, quello che sarebbe poi accaduto quando poi Hitler avrebbe fatto, come dire, quello che poi sarebbe accaduto storicamente viene anticipato da questi versi. E lei questi versi li annoda e li porta spesso come occasione di scambio all'interno dei suoi legami e scrive che appunto alcune poesie sono delle compagne di vita e devono dormire 100 anni prima che qualcuno le risvegli con un bacio.
E questo bacio ritorna anche in una favola che fa da intermezzo in questo, alla fine delle sezioni di questo libro, una favola che non si riesce bene a capire che cosa ci faccia lì, in cui è raccontata questa bambina che esplora il mondo animale. Quindi la poesia, quel che sembriamo del titolo è da un lato la poesia, dall'altro lato i legami, perché appunto è una poesia scritta per Walter Benjamin, suo amico amatissimo, e Arendt ritorna sul fatto che il pensiero non sarebbe nulla senza le lettere degli amici. Le lettere in cui si ricorda, si riflette, si esprimono i sentimenti erano state la sua vita dopo il 1933, senza esagerare, la sua vita. Domande e parole amiche che avevano guarito qualcosa in lei, nel profondo, le erano giunte con le lettere. La liberazione è così semplice, siamo racconto e ascolto. Quindi, secondo punto, i legami. E infine il terzo punto, questo richiamo al sembrare, su questo vado a chiudere che non vorrei prendere troppo tempo. Per provare a dire qualcosa di questo sembrare, faccio riferimento a due annotazioni che da Keller alla fine del romanzo, una che riguarda la scelta della scrittura e l'altra che riguarda la direzione della lettura. Keller dice: io sono stata una studiosa di Arendt e volevo restituire la fedeltà ai fatti. E poi dice: quindi in realtà io volevo scrivere un saggio su Arendt, ma poi ho capito che la fedeltà ai fatti non poteva che darsi nella forma di un romanzo. E questo mi sembra appunto che abbia da dire su questo sembrare, nel senso che mi sono chiesta: ma com'è che si può stare, come si può raccontare Hannah Arendt? E scegliere il romanzo significa in fondo in qualche modo provare a fare con la sua vita quello che Arendt ha fatto con la vita. E poi c'è una seconda annotazione che riguarda la lettura che mi consente di raccontare una cosa che mi sembra interessante di come è fatto questo libro. Questo libro è diviso in capitoli pari e capitoli dispari. E i capitoli dispari raccontano l'estate del 1975, che è la ultima estate di Arendt. È a Tegna, è in Svizzera, il suo amatissimo marito è morto. I capitoli invece... I capitoli pari, quindi dal secondo in poi, cominciano dal 1941 e finiscono al 1969, quindi restituiscono la vita in ordine cronologico. Quindi si ha questa alternanza, e per cui da un lato c'è Arendt che guarda la sua vita passata e dall'altro invece c'è, come dire, la vita in presa diretta. Mi ha ricordato questa costruzione un libro che io amo tantissimo, che è Vuo il ricordo d'infanzia, che è un libro di Georges Perec. A Perec anche Vuo il ricordo d'infanzia è costruito a capitoli alternati. Sono capitoli alternati di ricordi d'infanzia e una storia di finzione. Poi c'è una pagina vuota al centro e poi l'incrocio riprende con due altre storie, dei ricordi d'infanzia in cui manca la figura della madre e un'altra storia di finzione. Questa macchina narrativa serve a Perec per raccontare l'indicibile, cioè la morte della madre. Quella pagina bianca rappresenta la morte della madre nel campo di concentramento. Lejeune, lettore di Perec, dice: per leggere Perec in maniera sopportabile, per leggere Vuo il ricordo d'infanzia in maniera sopportabile, bisogna leggerlo male, cioè bisogna non farsi prendere da questa macchina narrativa, altrimenti il dolore è insopportabile. Keller, alla fine di questo, nelle note di questo romanzo, dice: si può leggere come si vuole, potete pensare di leggerlo rispettando l'alternanza, oppure potete scegliere di leggerlo cronologicamente, prima i capitoli dispari e poi i capitoli pari. E io qui obietterei a Keller, e su questo chiudo, che leggerlo in questo modo invece significa perdere la potenza narrativa di questo romanzo, che è proprio quella che è capace di essere fedele ai fatti, perché in fondo questa costruzione ci consente la precu, ci consente il futuro anteriore, cioè ci consente di leggere proprio questa forbice temporale che diminuisce, come ad assistere alla parola di Hannah Arendt che si intreccia alla sua coscienza su quella che è stata la sua vita. E mi chiedo appunto, e su questo chiudo, se in fondo forse in questo sembriamo Hannah Arendt non sia piuttosto da cercare in quella favola che ci siamo chiesti che cosa rappresenti, che è la favola di una bambina
che va a esplorare il mondo degli animali come lei ha esplorato il mondo del pensiero. E chiudo su questa citazione. Amor mundi è anche l'amore per il mondo, come se anche il mondo stesso fosse in grado di amare e potesse abbracciare tutti gli esseri viventi che lo affollano, tutti quelli che costruiscono sulla terra il loro nido, la loro tana, la loro casa, e tutti quelli che s'accapigliano e trovano un compromesso e in questo modo imparano a convivere. Solo così tra loro si crea spazio, solo così c'è l'essere, proprio in questo spazio intermedio del inter-esse. Non c'erano dubbi, Amor mundi sarebbe stato un titolo adatto a un libro di teoria politica. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche chi ci segue in diretta a streaming. Questo libro che già Anna l'ha rappresentato molto, diciamo, in maniera direi vivida, è un libro, io quando ho cominciato a leggerlo ho pensato, ma chissà cosa scoprirò qualcosa che non so, che non conoscevo di Anna Arendt, e ci sono delle scoperte, poi si impara sempre qualcosa, però l'autrice, di cui voglio anche dire appunto, diciamo chi è questa Hildegard Keller, è germanista ispanista, docente di letteratura tedesca all'Indiana University di Bloomington e oggi insegna storytelling all'Università di Zurigo, realizza documenti, radiodrammi e testi teatrali. Ecco, non troviamo dei gossip per intenderci, c'è una grande, così, una grande leggerezza, un grande rispetto anche nell'accostarsi, nel tentare questo discorso interiore, perché tutto il testo è un discorso interiore, cioè Hannah Arendt vista in terza persona che parla di, e noi la osserviamo con quello che fa appunto in quest'ultima estate. E qua vi leggo, partiamo allora da questo. Raggiunse il tavolo di pietra sotto l'albero, panini, formaggio, frutta. Il caffè era stato versato, tutto come piaceva a lei. Anna le aveva subito portato anche un uovo alla Coq. Si sedette, prese un sorso di caffè e tagliò un panino, e a quel punto un petirosso venne a posarsi all'angolo opposto del tavolo e reclinò il capino. Osservava tutto con occhio esperto. Subito dopo ne atterrò un altro, identico. Che fossero femmine? Sotto il sole del mattino il burro si era ammorbidito e si spalmava facilmente come il miele. Diede un morso al panino e apprezzò l'inconfondibile aroma di timo. L'aria sapeva di fieno, un sogno, pensò. Vedete come c'è questa atmosfera di vacanza? C'è un'atmosfera rallentata, c'è un tempo lento, come appunto Anna ha detto, in questo alternarsi di capitoli rispetto alla velocità di quanto era successo a New York, di quanto era successo prima in Germania. Lei di sé diceva: io sono ebrea di sesso femminile, ho dovuto lasciare non volontariamente la Germania, di quanto poi è avvenuto a Gerusalemme. E questo, diciamo, è Gerusalemme. Il testo inizia con un sogno, in questo sogno che la insegue, che l'ha inseguita per anni dopo il processo Eichmann, lei continua a sognare Eichmann in questa gabbia di vetro e dice: soprattutto in certi momenti questo sogno ricorre, diventa ancora più ricorrente. Quindi abbiamo questa dimensione domestica, questa dimensione più intima, questa dimensione di una donna anziana, questa dimensione di una donna, e per questo anche il titolo, La sigaretta di Hannah Arendt, che non rinuncia a fumare. Non rinuncia a fumare anche se un medico, fra l'altro un medico che conosceva molto bene Jung, che conosceva molto la parte della Svizzera in cui lei passa l'estate, quindi c'è uno scambio molto interessante con questo medico, lei ha già avuto un infarto e c'è tutto uno scambio con loro anche sulla questione del fumare. E appunto anche qui, anche in quel che sembriamo, come anche nel film della Fontrotta, un bellissimo film dove lei è impersonata da Barbara Sukowa, ci sono accendini, fiammiferi, portaceneri, sigarette, portasigarette, cenere. Sono come se fossero gli strumenti del suo mestiere, che è quello di pensatrice, perché appunto lei senza
fumare, non riesce a pensare. La vediamo assorta e pensosa nella foto molto bella e famosa che le scatta Giselle Freund, la vediamo appunto sempre con la sigaretta in mano nel film. E il fumo la unisce anche al amato secondo marito Heinrich Blücher, che anche lui è sempre con la pipa in mano e la borsa del tabacco. Insieme a molti amici Blücher cercherà di proteggerla dal suo discorso, che può apparire provocatorio, non conformista, e direi non conformista nel senso junghiano, anche se ovviamente questo non è un codice di Hannah Arendt, nel senso di non aver paura di un io che esplora, che non teme di distaccarsi dal collettivo, e questo ovviamente sarà anche il suo grande scontro con la comunità ebraica. Non ha paura del rischio di prendere posizione, perché per Hannah Arendt quando non ci si schiera si è freddi. Schiera non intende ovviamente da una parte o dall'altra, ma schiera intende nel senso di prendere posizione. Essere vivi significa pensare. Pensare è l'unico strumento che abbiamo per evitare di fare il male. Eichmann era incapace di pensare. Eichmann dice una frase durante il processo: ma dove andremmo a finire se ognuno di noi si facesse un'idea? Allora, e Arendt pensava, come sappiamo, di incontrare, e non solo lei, di incontrare il mostro, invece incontra l'assenza di pensiero, e intorno a questo ruota la sua riflessione, che condenserà in La banalità del male. E pensate che questo titolo a un certo punto nessuno lo voleva accettare, per fortuna lei si è imposta, proprio per questa possibilità dell'io di non sottomettersi all'ordine costituito, di non accettare quella che lei chiama la neutralizzazione lessicale, cioè che quella di abbiamo dovuto fare, abbiamo dovuto agire, l'operazione, ok, questo modo inerziale anche di utilizzare un lessico mentre sta succedendo l'orribile. Quindi appunto prendere posizione, riuscire ad assumersi una responsabilità, e non a caso La banalità del male, che non è un libro per nulla semplice, continua a essere un long seller, perché è capace di suscitare interrogativi e riflessioni non scontate. È inutile che facciamo un riferimento al quanto sta accadendo in questo periodo, e questo sogno e tutto questa, diciamo, tutto questo tema, sappiamo che lei è stata poi molto attaccata, ha avuto situazioni drammatiche, dilemmatiche anche con molti amici, è questo sogno della gabbia di vetro che continuerà a essere un peso, una pressione che l'accompagna fino all'ultimo. Pensare poeticamente portava al cuore del suo lavoro, scrive Keller, e in questo pensare c'è un agire e parlare, un agire e un parlare che creano il mondo, in questo dialogo interminabile, perché per Hannah Arendt il pensare è anche un dialogo interminabile dell'io con se stesso. E quindi questo è quello che in parte questo libro cerca anche di rendere, questo dialogo, questo interrogativo con se stessa, e dall'altra parte queste due parti interne possono portare nel mondo voci, citazioni, frammenti diversi, appunto poesia, appunto fiaba, che poi rientra e diventa anche parte della sua scrittura. Sarebbero tantissime le cose, io mi soffermo su solo alcune che mi sembrano particolarmente così significative e che emergono anche dal libro. Una è l'ironia. Io credo che lei aveva una grandissima ironia, un'ironia che credo sia parte, non ovviamente unica, però anche della difficoltà di capirla, di comprenderla, e anche di un'ironia, quando lei definisce Eichmann un sionista, è uno dei motivi per cui viene attaccata, perché è un'ironia molto particolare che non sempre viene compresa. E l'ironia e il ridere è qualcosa per lei di estremamente importante. Ridere è qualcosa che accade quando si sta insieme, qualcosa che può illuminare i momenti bui. Ridere ha la capacità di disaggrovigliare gli esseri umani. L'amico degli oppressi avrà sempre bisogno della grande fiducia negli esseri umani che insegna
il riso. Quindi vedete, qua c'è una parte della sua Weltanschauung, della sua visione del mondo. E un altro elemento che non viene tanto ricordato, però è la sottolineatura dell'elemento dell'importanza del perdono. Anche qui, anche se sappiamo che il linguaggio psicologico non è quello di Hannah Arendt, anche se potremmo aprire una parentesi, il suo, infatti non a caso Julia Kristeva nel libro su Melanie Klein le accosta, la sua sottolineatura dell'importanza del pensare non è molto lontano da quello dell'importanza del pensare per Melanie Klein. Per essere psichicamente vivi bisogna pensare. Infatti, ripeto, non a caso Julia Kristeva le accosta nel suo testo su questa sottolineatura, su questa importanza del pensiero che rende psichicamente vivi. Dicevo, l'elemento del perdono, anche qua appunto lei, la sua osservazione in realtà è profondamente anche psicologica, è la vendetta, che con la vendetta che rimaniamo sempre presso l'altro. È la vendetta, non interrompere la relazione, quello che spesso si dice, finché c'è risentimento, finché non si riesce a liberarsi dall'altro, lo si dice in situazioni di genitori e figli, lei ovviamente pensa a situazioni collettive. E a proposito di situazioni collettive, la commissione di riconciliazione del Sudafrica si è ispirata alle idee del perdono di Hannah Arendt. La sua opera è anche una conversazione con gli amici, con Socrate e Platone, Jaspers e Heidegger, Rilke, Heine, Shakespeare, Lessing, Oden, Brecht e poi appunto Bachmann e Mary McCarthy, persone in carne e ossa e persone e figure del passato. E per, anche come vediamo in questo testo, in quel che sembriamo, però c'è questa curiosità nell'incontrare, nel mettersi a parlare col cameriere dell'albergo, con la ragazza che lavora lì però sta studiando, e che, ok, quindi c'è questa sua curiosità nell'incontrare gli estranei, i compagni di viaggio, nel cercare di capire le loro storie. E ci sarebbe dell'altro, poi magari vedremo se ci sarà tempo. L'ultimo elemento importante, sappiamo, è quello della questione della lingua e della scrittura, questo tedesco e questo inglese. Lei sapeva il francese, sapeva il latino, il greco, deve imparare questo inglese. C'è tutto un tema, anche nella banalità del male, di queste opere che vengono tradotte, ritradotte, e quindi questa difficoltà di questa nuova lingua, che nel film della Von Trotta è detto molto bene, perché in questo living room, che è un altro suo tema, cioè questa, diciamo, questo teatro del mondo che però riesce ad andare in scena nel suo salotto, ci sono quelli che parlano in tedesco, quelli che parlano inglese, quindi c'è l'Europa e l'America. E questo il tema appunto del tradurre e anche del come scrivere, introducendo citazioni, metafore, ma soprattutto il suo rapporto con le parole tedesche, che in gran parte è un rapporto con la poesia, che è quello che si è imparato back in my mind, come dice, quello che lei sapeva, che conosce a memoria. E in un testo bellissimo, anche oggi estremamente ancora cruciale, Noi rifugiati, lei dice: queste parole tedesche sono rimaste senza patria, sono rimaste come noi rifugiati, quindi anche queste parole non hanno più patria. E il suo tedesco è stato detto, è stato come uno Stradivari per lei. E in Noi rifugiati, che è del 43, appunto dice: abbiamo perso la nostra lingua, ossia la naturalezza delle reazioni, la semplicità dei gesti, l'espressione spontanea dei sentimenti. E dico solo un'ultima cosa, poi altrimenti mi dilungo troppo. Questo testo inizia, il testo della Heller, il primo esergo è, ve lo leggo: vede come sono triste, piango e non dico la maggior parte delle cose mai, eppure la vedo in maniera del tutto diversa e posso considerarla una fortuna. Sono infinitamente libera nel mio intimo, come se non avessi obblighi sulla terra. Questo è Rahel Varnhagen che parla, che è questa donna ebrea del Settecento, anche lei teneva un salotto, e quindi è l'inizio anche dell'assimilazione degli ebrei, altro grande tema della generazione degli ebrei come Hannah Arendt, ed è l'unica biografia che lei scrive, e alcuni dicono una doppia biografia, perché è una figura femminile, fra l'altro un testo che lei deve interrompere quando poi deve lasciare la Germania, quindi lo riprende in più momenti,
ma è una figura femminile in cui lei si identifica profondamente. Si identifica profondamente anche perché anche Rachel Mannhagen, come lei, sono quelle persone talmente esposte da poter essere paragonate nello stesso tempo a punti di incrocio e oggettivazioni concrete. Grazie. Io devo anzitutto ringraziare Nicole Ianigro per avermi suggerito la lettura di questo libro, perché mi ha incuriosita e appassionata, e adesso avete avuto una prova diretta della passione che Nicole ha per questa autrice. Mi ha permesso di conoscere meglio un'autrice che conoscevo solo superficialmente e quindi di approfondire. La relazione che, brevissima, che farò oggi prende una direzione più sul pensiero di Hannah Arendt, che appunto ho cercato di approfondire a partire da questo libro. Quindi, come avrete capito, si tratta di un libro che ci accompagna nella vita ordinaria di una persona straordinaria. E ciò che viene trasmesso è un principio fondamentale della sua filosofia, ovvero che il pensiero nasce dagli incidenti e dagli accidenti dell'esperienza del vivente. In una lettera all'amica Mary McCarthy scrive: «Il pensiero inizia quando un'esperienza di verità colpisce nel segno. Quindi pensare significa vivere, significa divenire bersagli di un'esperienza e porci una domanda sulla verità di ciò che è accaduto». Nella prefazione alla prima edizione del 1951 del suo libro sul totalitarismo, Arendt dice una cosa molto importante. In fondo, l'immagine dell'essere colpiti, presi di mira, è il contrario di quella del pensatore che getta la sua rete sulla realtà e cerca di spiegarla. Nel caso della Shoah, Arendt prima è stata ferita, colpita, presa di mira, poi ha iniziato a pensare. Scrive: comprendere non significa negare l'atroce, dedurre il fatto inaudito da precedenti o spiegare il fenomeno atroce con analogie e affermazioni generali in cui non si avverte più l'urto della realtà e dell'esperienza. Significa piuttosto esaminare e portare coscientemente il fardello che il nostro secolo ci ha posto sulle spalle. Non negarne l'esistenza, non sottomettersi supinamente al suo peso. Comprendere significa insomma affrontare spregiudicatamente, attentamente la realtà, qualunque essa sia. Come avrete capito dalle presentazioni che sono già state fatte, Arendt crede che non possa esistere qualche processo di pensiero senza esperienze personali. Come sappiamo, in occasione dello scandalo generato dal reportage da Gerusalemme sul processo Eichmann, Arendt pubblica il famoso saggio La banalità del male. E proprio la riflessione di Hannah Arendt sulla banalità del male ci ha mostrato la capacità di vedere quello che altri non riuscivano a vedere. Arendt dice che era andata a Gerusalemme perché voleva guardare Eichmann in faccia. In questo modo ha trovato delle chiavi di lettura fondamentali per la storia e l'etica, chiavi di lettura non solo per il Novecento, ma ancora attuali. Sappiamo che Arendt pagò un prezzo molto pesante, sicuramente anche legato al suo essere donna, pubblicamente esposta, ma oltretutto una donna che assumeva atteggiamenti scostanti, ironici, sarcastici, polemici, e sicuramente non sentimentali. Oggi la tesi della banalità del male è entrata nel dibattito etico e filosofico, anche se alcuni continuano a considerarla per certi versi arrogante e insufficiente nella documentazione. Non dimentichiamo che le dimensioni dello scandalo provocato al momento della pubblicazione del reportage da Gerusalemme era dovuto al fatto che Arendt era un'ebrea e parlava di una tragedia che la riguardava direttamente.
Proprio per questo motivo subì critiche pesantissime, in particolare quella di Gershom Scholem, un filosofo e teologo tedesco, che nel 1963 le scrisse che la sua tesi sulla banalità del male era una semplice slogan che non gli sembrava di certo il prodotto di un'analisi profonda. E l'accusò inoltre di mancanza di delicatezza d'animo. Era un'imputazione molto grave per una donna, innanzitutto perché si pensa che le donne siano più sensibili degli uomini, ma anche per un'ebrea. È stata accusata di non aver avuto il dovuto riguardo per la sventura dei suoi fratelli ebrei. In questo romanzo si vede bene questa parte. Dopo un periodo di silenzio, scrisse un saggio nel 1967 intitolato Verità e politica, premettendo un'avvertenza in cui diceva che le sue riflessioni erano originate dalla controversia sul caso Eichmann. Affermò che guardando in faccia Eichmann era stata colpita da qualcosa che definisce di particolarmente attuale, cioè dalla realtà di un uomo, di un essere umano che non assomigliava ai malvagi e ai grandi criminali, niente a che vedere con gli assassini delle tragedie di Shakespeare, che perlomeno di notte soffrivano di insonnia. L'imperturbabilità, il modo di difendersi o anche di non difendersi di Eichmann era qualcosa di totalmente diverso e totalmente inedito. Proprio questa esperienza la spingeva a pensare, di cui nasce una riflessione che occupò tutto il resto della sua vita sul luogo del pensiero. Dove siamo quando pensiamo? Dunque, se pensare è avere il coraggio di tradurre in parole ciò di cui facciamo esperienza, secondo la Arendt siamo chiamati a pensare secondo una misura personale. Ciò che ci colpisce ci chiede di rispondere, e rispondere è già prendere posizione. Ma pensare comporta anche porre delle domande, come a pagina 127 del libro, dove durante una lezione ai suoi studenti dice: fare ricerca significa porre domande, ma alle domande arriviamo solo attraverso il pensiero, condotto con la massima indipendenza. Pensare è anche un'emancipazione dal conformismo, quel conformismo che aveva ritrovato in Eichmann e che l'aveva interrogata a pensare. Cito sempre dal libro, pagina 56. Com'è possibile che una persona decida di procedere sempre e solo sulla scia di altri, di seguire folgen e obbedire gehorchen, che in tedesco sono sinonimi? Ci sono almeno tre esperienze traumatiche che hanno segnato la riflessione politica di Arendt: la deportazione in un campo di concentramento da cui è riuscita a fuggire, l'esperienza di rifugiata a New York che viene rifiutata dagli ebrei americani e lo sconcertante incontro con Eichmann al processo di Gerusalemme, di cui sviluppa una riflessione su quale sia il luogo del pensiero. Il pensiero viene dal mettersi in ascolto, intessere legami, porsi delle domande, cercare delle risposte. Il fatto che il pensiero debba scaturire da un'esperienza di urto con una verità comporta necessariamente un prendere posizione. L'invocazione di Arendt è di non limitarsi alla pura speculazione teorica del pensiero, ma di incarnarlo, di farne una traduzione della propria verità a partire da un urto con la realtà sociale e politica. Il passaggio successivo rispetto alla verità è la responsabilità. C'è chi si assume la responsabilità di ciò che pensa e fa e chi invece, come Eichmann, afferma: se non lo facevo io, lo faceva un altro. Grazie. Ora vediamo se ci sono domande o dal pubblico o da remoto. Meglio venire.
buongiorno. Vi chiedo un aiuto per cercare di risolvere un dubbio, riallacciandomi a una cosa che avete detto, a un pensiero di Eichmann. Cosa sarebbe il mondo se ognuno avesse un'idea? È un pensiero, quindi è frutto di un'elaborazione che certamente credo che qua dentro molti o quasi tutti non condividano, però è un pensiero. Quindi in cosa si distingue il pensiero secondo la Arendt rispetto a questo pensiero che in filigrana potrebbe far intravedere la critica platonica alla doxa in sostanza? Beh, io sto ovviamente nel contesto, non è un pensiero, perché lui non aveva un'idea, c'era l'ubbidire a quanto gli era stato ordinato, a quanto veniva, e quindi non c'era la possibilità di dire io, non c'era una soggettività. Questo è quello che intende in questo senso, almeno nel contesto. Poi ovviamente il dibattito sul pensare è infinito, però il fatto che non ci possono essere diversi punti di vista, perché se io vado dietro all'ordine costituito, eseguo, e quindi sono solo un esecutore, con tutta la sua motivazione che era emersa durante il processo, non c'è una possibilità di pensare, e quindi è quello che lei intende sottolineando questo. Non sono certissima che mi sia chiara la domanda, quindi magari vado fuori tema nella risposta. Credo appunto che il passaggio sia, cioè che cosa fa dell'autonomia del pensiero una non perdersi nell'opinione, cioè non so se è questo l'annodamento. Diciamo che mi dà l'occasione di riprendere un punto che mi sembra importante nella riflessione di Arendt, che è quel passaggio dal singolo all'altro. Arendt parla di pluralità, è contraria a questo, vabbè, ovviamente cioè, come dire, fa una grande critica al concetto di massa, però in questa pluralità lei credo che possa annodare l'indipendenza del pensiero, quindi appunto la capacità di stare con se stessi e di avere il coraggio, quel coraggio che lei, come dire, testimonia nel portare la propria voce rispetto al processo Eichmann, ma insieme non prescinde mai dal fatto che poi ci debba essere quello che chiama lo spazio fra. E questo spazio fra è lo spazio dove poi si costruisce una verità. A me mi colpisce molto l'utilizzo che Arendt fa della parola verità. Questo romanzo torna tantissimo, ma comunque anche nei suoi testi. Però, come dire, credo che il passaggio sia testimoniare la propria singolarità e poi assumersela in uno spazio che è plurale e questo credo che abbia molto da dirci rispetto al tempo presente, è una pluralità necessariamente fatta di corpi. Arendt dice bisogna proprio che lo spazio, cioè la possibilità di, mi verrebbe da dire, non stare nel perdersi dell'opinione, ha a che fare con l'abitare uno spazio, abitarlo con la propria singolarità, che è anche una singolarità di corpo, e quello chiede una costruzione di un inter, e quindi da quello l'evoluzione del pensiero. Però ripeto, non sono sicurissima di aver colto la domanda, quindi. Sì, è interessantissimo, anche penso che la sua domanda sia più una provocazione, perché non penso, come dire, ci viene in aiuto una teorizzazione anche dello psicoanalista francese Jacques Lacan, che parla della separazione alienazione, ovvero in che misura noi siamo alienati agli altri, al discorso sociale, ripetiamo in modo conformista ciò che gli altri hanno già deciso per noi, e in che misura noi cerchiamo di fare un'elaborazione della nostra soggettività, e quindi veniamo colpiti in qualche modo da ciò che accade, avvertiamo l'urto della realtà e quindi manifestiamo qualche cosa che è un po' più affine alla nostra verità più profonda. Il caso di Eichmann è un caso estremo e paradossale, ma molto illuminante per portarci su questa scia di elaborazione,
perché lui ha assistito allo sterminio di milioni di persone e l'ha addirittura permesso, come se, come dire, un'esperienza atroce come l'assistere da spettatori allo sterminio di migliaia di persone, come dire, ci risulta paradossale che questo possa essere percepito soggettivamente come indifferente. È qui che Eichmann, si tormenta, e a partire da questo tormento che sviluppa il suo sistema di pensiero. Però appunto il quesito di Arendt, guarda caso, risuona con tante formule anche messe a punto, come dire, io conosco bene la teoria lacaniana, ma penso che qualunque sistema di pensiero psicoanalitico abbia un po' a che fare con la verità, e questa verità è qualcosa che anche chi svolge una professione di cura persegue come elemento per prelevare quello che anche Nicole Yanigro diceva, il soggetto. Dov'è il soggetto? Ma cos'è il soggetto? Ci fanno segno di alta che siamo quasi sullo scadere. Però il soggetto è appunto quella parte pulsante, il cuore pulsante della persona. È qualche cosa che sta al di sotto delle stratificazioni, delle identificazioni, del conformismo. E quindi la Arendt punta a questo. Dov'era il soggetto? Quando Eichmann, indifferente, assisteva allo sterminio di tutte queste persone. Allora, per chiudere, volevo dire che però nel libro trovate anche appunto gli aspetti personali, trovate gli amori, e anche qui credo che la sua, il suo atteggiamento, la sua postura, da questo libro emerge quel che sembriamo anche la postura di Hannah Arendt, e anche qui un'incomprensione, per esempio nel suo rapporto con Heidegger, dove c'è una rottura, dove lei lo critica, ci sono moltissimi anni di silenzio, ma poi incontra questo uomo ormai anziano, anche poco capace di articolare, però Heidegger è quello che le ha insegnato a pensare. C'è una grandissima fedeltà di Hannah Arendt agli amici, cioè ovviamente a Jaspers, che seguirà la sua tesi su Sant'Agostino, e anche se in una situazione difficile accetterà di andare al suo funerale, di parlare. C'è anche una grandissima fedeltà appunto agli amici, anche quelli a Gerusalemme, anche come Kurt, con cui fino al, diciamo, al suo letto di morte c'era questa grande questione che rischiava di dividerli, però lei appena sa che lui sta così male si precipita e ricorderà la sua frase. Kurt diceva: non si possono odiare gli uomini, bensì superare il sistema che annienta l'uomo. Faccio io una domanda. Vista la complessità di Hannah Arendt, per un pubblico di non specialisti, da che libro consigliereste di iniziare? Beh, da questo e forse anche la biografia di Rachel van Nagel. Sì, mi verrebbe veramente adesso da dire questo. Vabbè, forse in questo momento storico noi rifugiati ha qualcosa da dire. C'è un librettino molto bello sulla violenza, che mi sembra anche che... E un altro molto bello sul discorso politico è della Cavarero, Democrazia sorgiva, che mette un po' a fuoco Vita attiva e il... Un testo bellissimo da cui ho tratto moltissime riflessioni è quello della Knott, una biografia controcorrente, curato e tradotto anche da Laura Boella, che ha tutte queste parti sulla traduzione, sul riso, sulla poesia, sulla lingua. È un testo che per me è stato illuminante come introduzione al pensiero della Arendt, è stato quello di Laura Boella per editora Feltrinelli su Hannah Arendt. Grazie.